Coach Delmati, l'avevamo detto, ogni gara è una gara a sé, e i precedenti con Soverato erano andati male in questa stagione, questa sera invece abbiamo visto una grandissima LPM, una prestazione straordinaria. Sì, una prestazione veramente eccellente, continua per tutti i set, le ragazze, devo fare complimenti a loro per questo, anche se all'inizio della partita che ultimamente non ci ha caratterizzato, diciamo, una grande qualità, ma anche il secondo set, dopo aver vinto il primo anche abbastanza abbondantemente, non era facile approcciare nella stessa maniera, e nel terzo abbiamo avuto, penso giustamente anche per una situazione buona di break di Soverato, un momento di calo, un momento di difficoltà, devo dire che hanno dimostrato tranquillità, lucidità per poter rigirare il set e chiudere la partita. Siamo in questo momento nelle prime quattro d'Italia nella Coppa Italia, penso che è un risultato fantastico, penso che i ragazzi meritano un grandissimo applauso da parte nostra, e stasera come sempre il nostro pubblico un super applauso, perché ancora più del solito voleva fortemente che andassimo in semifinale per giocare ancora in casa davanti a loro, e così è stato. Un approccio perfetto, lo si è visto già nel primo set, gli 8 punti contro i 0 di Soverato, si è fatto capire subito qual era l'intenzione dell'LPM. Sì, sì, un approccio buono, ma poi ancora più buono il poter riuscire a tenerlo per due set, praticamente due set, anche un pezzetto del terzo, perché eravamo davanti, anche siamo 19 nel terzo, diciamo. Quindi questa continuità è la cosa più importante, perché poi al di là di iniziare bene, mantenere l'approccio, l'attenzione e la qualità del gioco per tanto tempo non è una cosa facile. Penso che in questo è una dimostrazione di crescita da parte della squadra. Tutte le giocatrici hanno giocato all'altissimo livello questa sera, però probabilmente un plauso va in particolare alla Rivero, perché nell'ultimo set ha preso per mano la squadra e l'ha portata alla vittoria. Sicuramente Jessica nell'ultimo set ha infilato una serie di battute veramente notevoli, con continuità, con tranquillità anche durante i time out chiamati da Soverato. Credo che però stasera la squadra abbia giocato bene tutta, siete chiamati in causa tutte, anche perché penso che Ilaria ha giocato un'ottima partita nella distribuzione su quello che avevamo visto della fase muro difesa di Soverato, ed è riuscita in questa maniera a tenere tutti gli attaccanti sempre in gioco, e questo ha dato parecchia difficoltà a Soverato nel contrastarci nella fase nostra di side out e loro quindi la loro fase break. 7 febbraio si giocherà ancora al Palamanero per giocarsi l'accesso in finale, Chieri o Brescia conta poco? Sì, beh, adesso noi conta che siamo in semifinale, che è la cosa che ci dà più gioia, poi contro chi giocheremo. È una data però ora lontana, come dico sempre, dobbiamo goderci la vittoria, anche se abbiamo poco tempo per goderla, è un po' una cosa che ripeto ogni volta, ma è la realtà. Domani ci riposiamo e poi domenica abbiamo una partita molto importante a Chieri, e poi sabato dopo un'altra partita molto importante con Caserta, che è vero che è una squadra che è, diciamo, in lotta per la retrocessione, ma l'andata abbiamo perso, quindi ci vuole grandissima attenzione adesso anche per il campionato. È un campionato difficile per questo, come abbiamo detto dobbiamo separare proprio ogni volta la partita da quelle successive, nel bene e nel male, in questo caso nel bene, e goderci il fatto di aver fatto comunque una grandissima prestazione. Grazie coach. Grazie a voi.